Allora, buonasera, benvenuti alle anticipazioni del nostro telegiornale. In primo piano avremo sicuramente la politica con il dibattito che ruota ancora intorno al dibattito sulla riforma elettorale che approderà in Parlamento il 27 gennaio. Ma vedremo anche cosa è accaduto oggi in tre città italiane, precisamente a Brescia, a Torino e all'Aquila. A Brescia perché? Perché oggi c'è stato, veramente per un attimo si è temuto che potessero esserci scontri veramente violenti fra esponenti del centrodestra, per lo più leghisti, e un gruppo di immigrati. Si trovavano tutti fuori dell'auditorium della città dove si stava svolgendo una tavola rotonda con la ministra dell'integrazione Kyenge. È dovuta intervenire la polizia veramente in forza. Ma la Lega è andata in piazza anche a Torino, da poco è terminata la fiaccolata, per protestare contro la decisione, la sentenza del TAR del Piemonte che di fatto annulla il risultato elettorale delle regionali del 2010, terremotando così di fatto la giunta Cota. E poi vedremo cosa è successo all'Aquila, perché all'Aquila poco fa si è dimesso il sindaco per una questione che non lo coinvolge direttamente, ma che comunque coinvolge in quanto indagato il vice sindaco, cioè una questione di tangenti pagate, presunte tangenti pagate nella ricostruzione dopo il terremoto. Ci sono poi tante altre notizie, vedremo qual è la situazione a Matera, dove comunque oggi è crollata una palazzina, ci sarebbero due persone disperse, ma ci sono poi molte altre notizie anche dall'estero. Una riguarda i nostri due militari di San Marco bloccati in India, c'è un'iniziativa del vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, vedremo di che si tratta. Poi c'è la morte dell'ex premier israeliano Ariel Sharon, era in coma da 8 anni a causa di un ictus e per molti si è trattato di un eroe del suo popolo, per i palestinesi di un criminale con le mani proprio testuali, hanno detto, sporche di sangue. E poi ricorderemo anche la morte venuta oggi di un grande attore morto oggi, che Arnoldo Foà doveva compiere fra poco 98 anni. Poco fa anche l'omaggio del Presidente della Repubblica. Tutto questo fra 30 secondi. Tregua tra Letta e Renzi. L'uno è impegnato a sancire il patto di maggioranza e far vivere il suo governo. L'altro è preoccupato di varare presto la riforma del voto. L'accordo consiste nel fissare il 27 gennaio come data di approdo della nuova legge elettorale in Parlamento. Quale e con chi? Renzi vuole fare accordi con tutti. Letta pretende intese. Intanto nella maggioranza Alfano avverte il nuovo centrodestra decisivo per la vita dell'esecutivo. Berlusconi usa toni elettorali, punta all'Election Day, fissa già la data del 25 maggio, sprona i suoi e va in slalom sulle sentenze di interdizione dei pubblici uffici. Tenetevi pronti, io sarò capolista, forse candidato a Malta, Romania o Bulgaria. Poi sfida al centro-sinistra, con un premio del 15% vinciamo noi. In Forza Italia malumore nella vecchia guardia sulla nuova leadership del giornalista Mediaset Toti. Gelmini rassicura, siamo una squadra, nessuna scissione in vista. Piemonte, la Lega in piazza contro la sentenza del TAR che ha rivelato brogli e invalidato le elezioni regionali. Durante una fiaccolata a Torino il governatore Cota attacca, la sentenza è un golpe. A Brescia, tensioni per la presenza della ministra Kyenge, gruppi di destra e Lega. Noi difendiamo gli italiani. Tensione però anche tra manifestanti e centri sociali. Kyenge, io difendo le politiche di integrazione. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, annuncia «Mi dimetto, vivo con fastidio l'attacco frontale nei mezzi di informazione». La decisione, maturata da 3 giorni, presa dopo lo scandalo su presunte tangenti post-terremoto che avevano già provocato le dimissioni del vice sindaco indagato. Cialente attacca le voci d'indagini di una sua cognata. «Sono indignato, ma me ne vado nell'interesse della città. Non voglio essere di ostacolo». È morto Ariel Sharon, l'ex premier israeliano, era in coma da 8 anni, fu generale dell'esercito nella guerra del Kippur durante il drammatico assedio del campo di Sabra Shatila a Beirut nel 1982. 20 anni dopo fu il primo ministro nell'era della ricerca della pacificazione con i palestinesi e del ritiro israeliano da Gaza. Si è spento Arnoldo Foà. Grande interprete teatrale, voce artistica del Novecento. Fra qualche giorno avrebbe compiuto 98 anni. È stato protagonista come regista e poeta, non solo sul palcoscenico, ma fu anche uno dei volti più popolari degli esordi della televisione, interpretando la grande stagione degli sceneggiati d'autore.